Vi ringrazio per essere presenti al compleanno del nostro Duce Benito Mussolini. Purtroppo siamo sotto osservazione e il saluto romano purtroppo potrebbe essere punito. Quindi io chiedo, do libertà assoluta di espressione. Faremo il presente, ma chi non se la sente è giusto che si porti la mano al cuore invece che fare il saluto romano, perché purtroppo ci sono delle restrizioni. Quindi, camerati, attenti. Camerata Benito Mussolini, presente! Camerata Benito Mussolini, presente! Camerata Benito Mussolini, presente! Posso farti una domanda, visto che hai fatto il saluto romano, nonostante sia... Perché? Non risponde. Ah, però avevano anche invitato a non farlo. Ha visto male, forse. No, no, ti ho visto proprio... Bene, sono davanti al cimitero. Rispetto. Le telecamere non possono entrare sotto. Mauri. Mauri. Compleanno del in questa occasione particolare del Duce, basta. Scusate, c'è segnato. Ha suscitato molte polemiche. Non vedo il perché, è sempre stata aperta la tomba. La riapertura della cripta è prevista per la fine dell'anno. Ci siamo ritrovati a parlare col sindaco che ha capito, cioè che sapeva già questo qui perché è stato eletto da poco, che per fare un esempio la tomba di Mussolini è come un pozzo di petrolio a Predappio, quindi se lo tieni chiuso è ovvio che l'indotto, il turismo e il lavoro cala in una maniera clamorosa. L'Ampi però non ci sta. L'Ampi deve fare il suo lavoro, deve far credere agli italiani che loro sono ancora attivi, che devono combattere il fascismo, che il fascismo ormai in Italia non c'è più. I fascisti oggi ci sono ancora in Italia, nel senso basta girare qui, voi siete fascisti. Io mi considero fascistissimo. Un controsenso dire oggi il fascismo non esiste più e poi dichiararsi fascista. Allora, attenzione, io dico a me piace il fascismo, io mi considero fascista. Se si potesse, capito così, io ti direi, io sono, cioè, avrei piacere che ci fosse, non si può perché c'è la legge Scelba-Mancino.